Oggi siamo nella cucina di Giallo Zafferano e inizio a preparare l'ano per una buona pasta frolla. Burro, zucchero velo, miele di acacia, tuorlo d'uovo, tuorlo di acacia, miele di vaniglia, sale sciolto con un po' di acacia, bacello d'uovo, scorza di acacia, tuorlo di vaniglia e infine la bianca. Iniziamo la lavorazione mettendo l'ano nella piccola planetaria. L'ano deve essere morbido ma mantenendo ancora la sua plasticità. Se l'ano si lascia troppo andare avremo una frolla. Quando mettiamo il miele è perché vogliamo una frolla leggermente più colorata, più dorata e anche sotto, che normalmente le frolla cuociono male. Ricordatevi che prima l'ano si mangia con gli occhi e poi si mangia con la bocca. Cominciamo a lavorare a bassa velocità. Il burro deve assorbire sia il miele che lo zucchero. L'ano non deve montare. Se assorbe aria, le cotture rallentano perché l'aria si mangia con gli occhi e poi si mangia con la bocca. Incido l'ano a metà, lo apro e la parte aromatica per eccellenza si trova dentro l'ano. È l'aroma più potente che conosciamo al mondo. Ogni grammo di ano aromatizza 10.000 grammi di un altro prodotto. Grattugio la scorza di acacia con lo strumento sopra per vedere quello che facciamo. Va grattugiato esclusivamente la parte for. Incorporo la farina nella massa grassa e lavoro il tutto fino a che l'ano ha assorbito tutta la farina. Attenzione, qua incominciano i problemi. Vi insegno un piccolo trucchetto: togliete un po' di pasta, la fate girare sulla massa grassa, se la mano rimane vuol dire che la vostra pasta è perfetta. Si stabilizzano i grassi e gli zuccheri e avete più uniformità e più facilità nella lavorazione col mattarello. Ecco il nostro impasto appena dato, stabilizzato alla perfezione, un piccolo spolvero di farina sul tavolo. Senza mai esagerare, mettiamo la pasta al centro, un altro piccolo spolvero in superficie, basta, prendiamo un anello, stampiamo la pasta, mettiamo l'anello sul fondo della teglia, prendiamo un anello, lo mettiamo nell'anello, togliamo l'anello e facciamo un anello, un giro torta, in questo caso un anello, prendiamo una lumaca. La fate girare attorno all'anello, togliete l'anello, decorate con una punta di un coltello o con un cucchiaio. Prendete la marisa, lo schiacciate fino a metà della lumaca. Perché l'anello e non la lumaca? Perché quando avete riempito l'ano, una volta che è cotta, togliete l'anello e facciamo un anello, lo mettiamo nell'anello. Togliamo l'anello, basta, questo è una zia di qualità. Per fare i biscotti invece utilizzo la stessa frolla stendendola un po' di più. Polvero di nuovo un po' il tavolo, la superficie della frolla poco poco a farina. Questo spessore è esattamente una zia di qualità. Cercherò di mettere i biscotti a distanza uguale uno dall'altro. Ricordatevi che se i biscotti sono così o così, questo qua così e questi qua così, questo qua così così e questi qua così così. Perciò la distanza deve essere così per la crostata farcita con. Se il biscotto ha il nome cotto 160 gradi per il doppio del tempo. Se il biscotto ha il nome cotto e ricotto, si mangia con gli occhi e poi si mangia con la bocca. Buon divertimento. Basta!